Nel 2016 usavo frequentemente l'app Uber, poiché a causa di problemi dovuti alla guida in stato di ebbrezza mi fu ritirata la patente. Sì, lo so, uno stupido errore. Ero solito frequentare un nightclub nella mia città e spesso ci andavo con i miei amici nei weekend. A volte trovavo un passaggio per tornare a casa, invece qualche altra volta usavamo Uber. Quella notte non mi sentivo molto bene, perciò me ne sono andato presto. Erano circa l'una o le due del mattino, non mi ricordo molto bene, ma faceva troppo freddo per tornare a casa a piedi, perciò ho chiamato un Uber. Un tipo nelle vicinanze, chiamato Alex, è risultato disponibile e, ad essere onesto, era un po' inquietante, a giudicare dalla sua foto. Aveva un sorriso falso, un pizzetto grigiastro e un berretto nero in testa. Si trovava a soli 2 chilometri da me, quindi non mi importava molto. L'ho contattato, chiedendogli di venirmi a prendere. Mi ha risposto subito, dicendo di avere un'auto bianca e che mi avrebbe aspettato lì vicino. Quindi l'ho aspettato alla panchina fuori dal club, vicino al buttafuori, che se ne stava lì impalato come una statua. Dopo circa 5 minuti, un'auto bianca è sbucata fuori. Ero un po' deluso, perché era un po' vecchia e bruttina. Il tizio non mi ha chiamato, né fatto niente per invitarmi a salire. Se ne stava lì, ad aspettare. Quindi mi sono alzato e sono entrato nella macchina dallo sportello di dietro. Subito la cosa si è fatta un po' inquietante, perché appena salito a bordo non mi ha salutato e né stretto la mano. Non si è neanche girato a guardarmi. Tutto quello che ha detto, con voce davvero inquietante, è stato: dove sei diretto? E io gli ho dato il mio indirizzo di casa. Abbiamo cominciato a muoverci verso la strada principale, ma nella direzione opposta di casa mia. Gliel'ho fatto notare e ha girato a sinistra all'incrocio. Però ora ci stavamo allontanando dalla strada principale, verso una zona residenziale. Non aveva neanche messo il mio indirizzo sul navigatore del suo cellulare e questo mi sembrava molto strano. Non so se si aspettava che io lo guidassi. Allora ho messo l'indirizzo di casa mia sul navigatore del mio cellulare, in modo che lui potesse sentire la voce guida, ma quando il GPS ha detto di svoltare a destra, l'ha ignorato completamente. Ho fatto con le mani un gesto confuso, se ne è accorto, e ha detto: devo solo fare una breve fermata, non preoccuparti, ti farò uno sconto. Anche se ero ubriaco, sapevo che quello che stava succedendo non era niente di buono. È stato allora che mi sono accorto della pistola che sporgeva dal vano portaoggetti accanto a lui. In quel momento ho cercato di pensare a come uscire da quella macchina. Al primo semaforo rosso ho cercato di aprire lo sportello silenziosamente, ma non si è aperto. Ho visto che la sicura per i bambini era attivata e a quel punto il mio cuore ha cominciato a battere all'impazzata. Ormai eravamo molto lontani da casa mia, ad almeno 20 chilometri di distanza. Ero disperato. Non potevo chiamare la polizia perché non sapevo cosa questo tizio avrebbe potuto fare. Ho pensato che la cosa migliore da fare era tentare di disattivare la sicurezza per i bambini attraverso il pulsante vicino a lui, al sedile anteriore. Dovevo scivolare dall'altra parte del sedile posteriore, al posto dietro di lui, senza che se ne accorgesse. È stato uno dei momenti più tesi della mia vita. Ho guardato allo specchietto retrovisore per assicurarmi che non stesse guardando. Con molta calma sono scivolato al posto dietro di lui e fortunatamente non se ne è accorto. Ma qui è arrivata la parte più spaventosa. Dovevo raggiungere il bottone davanti alla lucina rossa prima che lui potesse fare qualcosa. La tensione saliva e mentre aspettavo il momento giusto ha rallentato e ha preso una strada che di giorno è molto affollata. Era un punto perfetto per scappare. La macchina è arrivata a un semaforo rosso. Sapevo che non sarebbe durato molto, quindi dovevo essere veloce. C'era un'auto ferma dall'altra parte dell'incrocio e questo mi ha un po' rassicurato.
Con tutto il coraggio che avevo, sono riuscito a raggiungere il bottone della sicura per i bambini e l'ho disattivato. Ad un tratto il tizio è saltato dal sedile e mi ha urlato contro, sporgendosi per prendere la pistola vicino a lui. Ho aperto lo sportello e sono fuggito via verso la macchina lì vicina. Ho battuto contro il finestrino chiedendo aiuto. Hanno continuato a guidare ignorandomi completamente. Nel frattempo, l'uomo della macchina bianca era fuggito via. Mi sono precipitato nel negozio di alimentare lì vicino, che era aperto 24 su 24. Una volta entrato, questa volta ho chiamato un taxi. Ho segnalato il guidatore a Uber e mi hanno assicurato che avrebbero informato le autorità. Una settimana dopo, finalmente, un agente si è presentato a casa per farmi qualche domanda. Non so cosa sia stato di quel tizio, ma da allora non ho più usato Uber.